Oh, io zompo, zompo perché la serata è importante. Vai con lo zompo. Come tutte le serate che abbiamo qua in negozio. Hop. Jump. Jump. Nuovi arrivi. Mm. Guardatemi bene nell'occhio. Oh mamma mia, oh, brutto, 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 brutto. Non sconvolgiamo i nostri Dovete amici. Fare quello che dico io. Attenzione, non voglio scuse. Me lo metti da parte, sto a Cortina, non me ne frega niente che stai a Cortina, te lo vieni a prendere. Sì, ma io sto in barca, sto alle Seychelles, non me ne frega niente. Vieni, perché non, questo disco che presenteremo fra poco, non lo metteremo da parte a nessuno. Lo devi venire in negozio a prendere oppure comprarlo online su www.vinylstrike.com. Vinyl Strike, scritto strike. Strike.com. Mm. E questo? No, però questo è un gran bel disco. L'album solista di Graham Chapman dei Fountain DC. Album stupendo. E questo? Sì. Sì. C'è chi dice che questo sia l'album più bello dal vivo che hanno fatto i Doors. Sono d'accordo. Perché la performance di Jim e i suoi compagni qua ha raggiunto livelli clamorosi. Questa nuova edizione che è arrivata, edizione limitata. Oh! Guardate quanto è bella la busta interna. Per la Rai non è uscito, eh? Facciamo vedere, Pepe. Smeraldo. Ora voi mi direte, come suona? Boh. Che vuoi chiedere a me? Non capiamo niente. Non ci capiamo niente. Ci abbiamo musica, lo stereaccio. Non ci capiamo niente in musica. Poi c'ho l'orecchio che ormai mi è partito, ho avuto pure notizie recentemente, per cui alcune cose... Suona da paura! Suona da paura! È sordo da per 9, da 9, ragazzi! La migliore edizione al mondo di Alavish Grade, edizione limitata. Clamoroso. Mm. Non lo mettiamo da parte nessuno, dovete comprarlo online o venire in negozio ora. All'istante. Tornato la ristampa di Above the Mad Season, rimasterizzata e curata da Kevin Gray, che ha usato il Leper. E anche per questo stesso discorso dei Doors. Dovete venire corsa. Guardiamo il prezzo, facciamo vedere il prezzo. Fai vedere il prezzo, fai vedere il prezzo. Fai vedere il prezzo. Ancora per pochissimo, vai, vai. Guardate qua. Ed è rientrato anche Ghost Stories di Coldplay, stranamente uno dei dischi più venduti degli ultimi giorni. È diventato anche Violator di Depeche Mode, tutta roba bella ragazzi, tutta roba bella. Caso strano, a parte i Doors, è tutta roba anni 89. Strano. The news. Poland, ragazzi. The Cure Disintegration fatto in Polonia. Però questo grande. È uscito ieri. Questo lo conoscete. Rientrati anche gli album di Genesis, finalmente siamo riusciti a trovarne qualcuno perché si trovano a malapena. Sono anche tornati i CD di Robert Plant, il quarto delle Zeppelin, Rumors di Fleetwood Mac, un sacco di roba, ragazzi. Veramente un sacco di roba. E stiamo continuando a caricare sul nostro sito i CD usati e meno usati a via di recente. Ecco Renato qua. Zero, ecco la nuova ristampa di Amore dopo Amore, secondo titolo ovviamente con la rivista Renato Zero, numero nuovo, rientrato Terra Mia di Pino Daniele e chiudiamo. Lo so ragazzi, a qualcuno di voi non vi stanno simpatici, questi sono una macchina da soldi, pensate che l'album che è uscito sul CD con i 5 pezzi in più, con i 6 pezzi in più, dio un po' Fefe? È esaurito. Come hai detto? Esaurito. No, non ti sento. Esaurito. Avete capito? Mi raccomando, like, iscrizioni, insomma fa un mazzo enorme per promuovere la cultura, ma quello dei Doors ragazzi, scusate, lo devo riprendere, mai sentita una cosa del genere, mai sentita, veramente un grande bella ristampa. Siamo qui, noi domani siamo aperti, domani è la Befana, no? Sabato è la Befana, siamo aperti.
Siamo aperti tutto il giorno. Senti, ma porti i calzini da casa mia con le caramelle, che faccio? Non mi chiedono. Si la befa, no, i calzini no, no. Mi chiedono, vabbè. Sempre meglio con le caramelle che con i coglioni dentro. Ne vogliamo un bene nell'anima. E poi sono pure contento perché sono ricominciati i tornei di tennis. E io sono gasatissimo, sono gasatissimo. Adesso c'è gli Australia. Oh, vai. Ciao. Ciao, buona serata.